proprio molto forte di come ci dovesse essere proprio il segnale forte di questa appartenenza alla committenza regia dinastica, ci sono una serie di cori di angeli e ai lati, nella navata, ci sono questi grandi tabelloni, non tutti sopravvissuti, come vedete, che sono, presentano coppie di apostoli e profeti. Ogni coppia al lato di una palma è composta da un apostolo, in genere c'ha il libro in mano, e da un profeta che c'ha il rotulo in mano. Alcuni conservano ancora sotto le scritte, quindi sappiamo chi sono, altri no, ma si capisce da queste scritte che si tratta di un ciclo di apostoli e profeti. Ora, gli apostoli e profeti, tra l'altro, compaiono sempre nello stesso numero, 6 e 6, da 6 e 6 per parte, quindi 12 e 12, anche ai lati del giudizio in alto, gli stessi. Vedete, quindi c'è questa forte insistenza sul ruolo degli apostoli e anche sul ruolo dei profeti. Non ci scordiamo che è vero che qui c'è il giudizio, le storie della passione, ma la Chiesa era dedicata alla Madonna. E in realtà oggi noi non lo vediamo per intero il ciclo, perché questo soffitto che voi vedete non è quello originale. Lo capite anche dal fatto che taglia il settore più alto delle storie a metà. È un soffitto di primo Cinquecento, bellissimo soffitto, indubbiamente, anche il fregio è di quell'epoca che gli corre sotto, ma in origine non ci doveva essere questo soffitto, semplicemente c'era un tetto a capriate, lignee visibile, che dava modo a chi stava seduto come voi o chi stava in questo coro, cioè alle clarisse, di vedere che sopra il giudizio universale c'era la figura colossale della Vergine apocalittica. In alto noi non lo vediamo, ma c'è, ve lo assicuro, non è tanto facile salire su questo soffitto cassettonato, non è nemmeno molto sicuro, ma diciamo con prudenza, andandoci, chi l'ha fatto, io l'ho fatto in epoca passata, c'è ancora l'immagine della Vergine apocalittica con una serie di angeli al lato che corona l'affresco del giudizio nella controfacciata. Quindi c'era questo ruolo importante della Vergine e c'era questo ruolo non solo degli apostoli quanto dei profeti nell'annunciare questi eventi per l'appunto. Quindi vedete, il ciclo è tutto quanto concepito insieme. Veniamo adesso forse al